Salve a tutti da Teledisagio, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Giusa Melappartist e vivo ad Amsterdam e i miei capelli sono tutti afflosciati, me li devo tagliare, ma quando, come, chissà, non lo so. Oggi parliamo di prodotti finiti, bocciati, terminati, vomitati e sblaterati. Partiamo dai prodotti più voluminosi, come al solito. Allora, ho una bella Manuka Honey e Vitamin C Body Butter. Get hydrated with soothing Manuka honey and nourishing vitamin C for softer, more supple skin. Made in Australia. 450 grammi organic botanic. Cioè, potevo mai io non provare questo robo? Anche perché per me la crema per il corpo deve essere tipo burrosa. Cioè, anche se io non ho la pelle estremamente secca. Però io devo sentire proprio questo strato di burro, quindi quando vedo questi robi qua dico sicuramente mi piacerà. E invece non mi è piaciuto perché era troppo leggera, era veramente, cioè all'aspetto sembrava burrosa, però poi all'applicazione, vabbè, l'odore, devo dire, quasi una spuma, cioè capito? Veramente molto leggera. Non mi ha dato soddisfazione, non mi ha dato per niente soddisfazione, ahimè, però che fa? Butti? No, abbiamo finito anche lei, molta gioia e soddisfazione, perché quando finisci 450 grammi di roba. Poi, altro prodotto finito, il Pixi Skin Treat Clarity Mist, perché io i prodotti Pixi li finisco sempre. Allora, questa mist Chica e Hyaluronic Complex Clarifying. Allora, io devo dire che allora, prima ho detto proviamo a usarla prima del trucco. Poi ho detto, sai che c'è? Proviamo a usarla prima di andare a dormire nell'insieme delle cose, tipo lavo la faccia, mi spruzzo, faccio altre cose, mi metto il sierino, faccio altre cose e la cremina. Come di Forse non lo so, cioè devo dire che adesso che l'ho finita e non la sto usando, non, a me dispiace, raga, ma a me è difficile che un prodotto per la skincare io veda proprio una differenza sostanziale. A me cioè, io non, io credo sia buon prodotto, però io non lo, non lo, cioè non lo ricom cioè non Boh, c'è, non c'è, però come dici, ti senti un po' più fresco, senti questo idratazione, però ecco, io non avendo una pelle disidratata, secca, faccio fatica, quindi ciao. Poi ho finito questa qui che mi è stata regalata da Erika, fluido fondente corpo di Ledriadi, quella viso mi è piaciuta un sacco. Questa qui l'ho provata sia sul corpo che sulle mani, mi è piaciuta un po' meno, sempre per la questione che a me piacciono le cose thick, capito? Le cose che belle, burro. Invece questa è molto leggera, si assorbe facilmente. Ecco, sulle mani invece vi posso dire che riesco a capire perché sono un po' problematiche, cioè nel senso ho delle parti un po' più secche, delle parti un po' più così, riesco a capire se una crema mi funziona o no. E questa non ha funzionato, cioè non ha funzionato tanto. È buona, bella profumata con un profumo quasi di borotalco, anche se dice argan. Menti, tu menti. Però bella, ma Poi, ho finito anche questo. Ah no, questo mi è piaciuto un sacco, regà. Ecco, questo è il Makeup Fixing Mist Rose Water and Green Tea, che era anche un po', cioè, tipo delle pearlescenze. Allora, questa io devo dire mi è piaciuta tanterrimo che semmai la ricomprerò, perché quella mi è quasi finita, vediamo se riesco a trovarla, perché è quel passo, diciamo, quasi finale, perché io poi metto quello, la mist idratante, metto poi l'highlighter e poi metto la mist settante, quella. Quindi questo mi dava proprio quel glowy naturale, ma non unto, e quindi settava anche un pochino, proprio bello, io vi devo dire, bello, l'ho detto, be ah, ho detto, ci sei, sì, bello, mi è piaciuto, mi è piaciuto.
Hai visto che qualcosa mi è piaciuto? Perché ho finito. Ah, poi ho finito anche questa hand cream di Terme. E questa, allora, diciamo che è tutto bello, profumazione. Però, stesso discorso di quell'altra, non mi fa sentire le mani idratate, belle. Quindi, niente, vegan, bello, ci sei piaciuto? Niente, ciao. Poi. Cos'altro ho finito? Ah, ho finito questo contorno occhi di Biodermal che, allora, devo dire, adesso non comprerò più niente di questa linea perché poi vi dirò con che mi sono trovata male e qua, perché adesso non c'è nella scatola, non siamo qui a parlare di prodotti che non ci sono. Questa, devo dire, non è che mi sono trovata male, però molto leggera, molto. Non è che c'è o non c'è la stessa cosa, però molto leggera. Infatti ne mettevo un bel po', un bello strato. E allora sì, qua dice che idrata e calma, però boh, sensitive cosa. Non la ricomprerei, devo dire. Mi sta piacendo più quella coreana che ho preso da YSSTYLE. Via. Poi ho finito, oh, finalmente, questo che è tanto carino, però mamma mia quanto ci ho messo per finirlo, è rimasto un pochino. Allora, l'odore di biscotto, il problema è che è una formula così spessa, questo è un, cos'è? Era un'edizione di limitata di Essence, Merry Christmas, ed è un glossy lip balm. Allora, c'ha questa texture così spessa e questa profumazione così di biscotto che io ho detto ok, non me la metterò mai durante il giorno, me la metto come lip mask di notte. Allora io metto un bello strato di lip mask, però madonna mia che fatica senti sto dolce sotto al naso, però per fortuna è finito e quindi ciao. Però buona, è buona. Mi hanno ritelefonato. Ma che è in centralino stamattina, raga? Vabbè. Comunque, ho finito il Matte Magic Mist Set di Elf. Ok. Set, abbastanza, però puzza. Raga, puzza un po' che accora. Quindi poi è un difetto perché, sai, le mist comunque, non dico che devono profumare, però. Carina. Plasticaccia, costa il giusto. Quant'è? Dio mio, ho bisogno di un binocolo, non degli occhiali, un binocolo, vabbè, non lo so, è scritto troppo piccolo. Ciao. E poi ho finito, che cosa ho finito? Dove siete tutti? Eccola qui, la Matte Finish Setting Spray di She Glam. Ma quanti siete preferito? Keep your makeup fresh all day, mattifying effect. Devo dire che ho preferito quella viola, che sempre è matte, però non ricordo adesso la differenza tra le due. Questa c'ha un po' di roba bianchiccia dentro, che non ho capito perché, non ho capito. Allora, non male per il prezzo che ha, e comunque c'è il pack molto più carino e coccoloso e puccioso di questo. Quindi, come dire, se dovessi ricomprare una setting mist low cost, tra tutte quelle, o andrei su She Glam o Catrice, però comunque She Glam ha una profumazione migliore. Perché Essence non mi piace proprio, è inutile. Vabbè, queste sono tutte un po', cioè quelle efficaci sono appunto quelle alla lacca, quella di All Nighter di coso, di Urbe. Queste qua sono più un setting, un place, una roba che ti un po' ti aiuta a tenere, ma non è che ti plastifica la faccia, ecco. Vabbè. Poi ho finito l'ennesimo, no, l'ennesimo, questo in realtà uno solo, sì, ho finito questo qua di NYX, che è appunto questo gel colorato un po' inquietante sulle sopracciglia. Bello, non mi è piaciuto subito, col tempo, molto tempo mi è piaciuto. Ma preferisco sempre l'altro tipo, quello con le fibre. E perché te le colora,
Allora, su di me non le... perché non ho tanti peli, quindi questo effetto di fissare, no? Non lo sento, però molto carina. Poi, cosa buttiamo qui? Cosa stiamo buttando? Allora, oh, questa matita, raga, è finita. Questa di Essence, secondo me questo è il dupe perfetto di tutte le matite che costano un sacco di soldi, tipo quella di Make Up Forever, quella di MAC, questi nude grigiastri, marroncinastri. Questa era il low cost perfetto, ma Essence non la fa più, io non la trovo mai, non c'è nemmeno sui siti, e quindi addio, come ti chiamavi? Non ti chiamavi. Non ti chiama, ah no, Heart of Stone. Addio, mon Dieu, ma parbleu. Poi, allora, questa di Catrice mi è piaciuta un sacco. 24 Hour Hyper Hydro Skin Tint con gli Hyaluronic Acid, Squalane, Aloe Vera. E no, silicone Nora Vegan Neutral Sand 010 for Sensitive Skin, perché ti dava quella colorazione effettivamente. No, guardate, aspetta, aspetta, questa cosa la devo tenere, aspetta. Ti dava quella colorazione e idratazione, guarda un po'. Però che è successo? Che ne è rimasta veramente poca e col tempo si è divisa. E quindi vedi, da una parte c'è il liquido, da una parte c'è il pigmento, e poi se lo mischi. Allora ho detto, sai che c'è? Ma io lo butto, c'ho paura. Che è successo stamattina? Quando ho fatto il video, vabbè, lo sapete se l'avete visto, è la stessa cosa che è successa a questo, che devo buttare. Infatti, fra un po' mi sa che lo metto tra questi prodotti, perché vedo che... E anche questo ha fatto la stessa fine, solo che questo l'ho comprato qualche mese fa, e invece quello ce l'ho da un po'. Vedete? Cioè che si separa la parte liquida, dal pigmento. Come di? Allora, mentre con questa almeno puoi, vedete, puoi mescolare. Ce n'è un po'. Però questo in teoria è quel meccanismo sottovuoto, quindi... Mi sa che è venuta, è finita. È finita, sì, tanto me lo tengo a fare, raga. Lo butto, basta. È finita, cioè, come di. Mo' è vero che ce n'ho tanti, però comunque sono sordi, Maybelline. Io di solito, cioè, provo a finire tutto, lo sapete, me la quando... Quindi, vabbè, bocciato. Poi. Ho finito questo concealer di Essence, il Multitask Concealer Erase Cover and Care nella colorazione 15 Neutral Nude. Questo all'inizio era più leggero, poi col tempo si è bello rassodato, è diventato un po' pastonetto, però sempre un bel concealer, nonostante l'applicatore a pennino che detesto. Copre, si stende bene, mi piace assai. Top, top, veri top. Poi, questi due pennelli chinesi li butto perché si stanno spampanando e non stanno, si stanno proprio sciogliendo, disintegrando e fanno schifo. E allora ho detto, ma perché ce n'ho 500? Ciao. Poi, questo ombretto mono di Pat McGrath, che è uscito in regalo della palette, quando ho comprato la palette. Non c'ho più perché ho venduto, e come di, l'ho sempre usato con piacere come ombretto, ma mica piove, come ombretto, sai, vado di fretta, base, e metto questo sopra, super, e come di, l'ho anche, cioè, per il mio modo di vedere la vita, l'ho finito. Quando si raggiunge questa ampiezza di buco, è finita, raga, è stato bello, grazie. E questo è il tipico champagnino che riciccia un po' dappertutto, che
proprio ultimamente ho visto una ragazza che diceva, guarda, ah no, un'attrice mi sembra, guarda adesso, e metteva questo su tutta la parte, cioè guarda che bell'effetto sano e luminoso che ho, guarda, e metteva questo effetto magico, questo magico ombretto un po', e questo è il classico champagnino che, insomma, la nostra amica Glio ci ha insegnato ad amare più di altri. Poi è andato a male anche il rossetto di Kylie. Col tempo, però questo ce lo dà un sacco di tempo, Erika. Questo, con tutto che ha una formula molto sottile, quella che non attacca perché è un po' secca, però in realtà a me non ha dato mai fastidio perché non ha mai seccato veramente tanto su di me. E adesso si è un po' persa ed è la stessa cosa che è successa con questo tipo di Jeffree Star, però è successo molto prima, io credo perché quelli di Jeffree sono tipo vegan, hanno ingredienti un po' più naturali, diciamo così. E questo qua invece è durato di più, però adesso cosa succede? Che sulle labbra è molto meno pigmentato, la formula è più densa, quasi gelosa, e se ne va via quasi subito. Cioè, veramente, quindi ciao. Ciao, ci sei piaciuto, ma no. Che colore è? Boh, è color il nudo di Juicy, che di solito compro. Poi, che cosa è andata male, ragazzi? Un sacco di prodotti avariati questo video. Purtroppo è andato a male questo primer, il Putty Primer di Catrice nella nuova versione. Perché c'era la versione vecchia, secondo me c'è ancora da qualche parte, quelli è proprio un silicone eterno quello lì. Invece questo poi l'hanno riformulato e praticamente somiglia, come faccio vedere, allora questo è questo che somiglia a quello che poi ha fatto anche Shiglem, eccolo qua, questo qua, lo faccio vedere, eccolo qua. Quindi inizialmente era così, tipo, no? Cioè aveva questo silicone un po' morbidino che andava, no, a opacizzare. Perfetto. Invece adesso questo qua, quando lo prelevo, cioè, è praticamente quasi un sasso, e puzza. Sasso gommoso, puzza. Peccato perché mi piaceva, però sempre la solita storia, cioè troppa roba e questo ben mi sta. Dovrei smettere di comprare roba per il viso. Poi butto questo. Ho provato ad usarlo tanto, questo highlighter di Essence, che ho preso adesso tra l'altro, Eye and Face Highlighter Glaze, ma io non so se è il mio, a parte che è molto secco, cioè anche quando vado a rimestare la parte in polvere, perché c'è una parte in polvere praticamente che quando tu fai così si va a mescolare con questa parte in viscidina in crema e quindi poi dovrebbe darti sul viso, dovrebbe darti questa luminosità. Allora, solo che mo sulla mano ho fatto così, però sul viso non è, potete fare così, non viene la stessa cosa. Sul viso è molto asciutto, non mi piace, non mi piace e non mi piace. Quindi invece di tenere una cosa che non mi piace, che comunque è brutta anche da vedere, difficile da utilizzare, ho detto basta, è inutile che tengo cose così in eterno, vedete com'è. E questo è l'unico modo per far sì che si mescoli, cioè devi fare sto lavoro e poi devi sta mescolare, cioè, ma io posso fare sta roba, sta mescola francescola. Non ci siamo, Essence, non lo so perché hai deciso di fare sta cosa. Non lo so. E infatti poi da questo, cioè l'effetto come di fosse così sarebbe bellissimo. Però dopo questo ho deciso di non lasciarmi più tentare dalle limited edition. Ci sto provando con tutte le mie forze, devo dire. Poi,
E ma niente, è finito? È finito? No, raga, ho finito. E niente, il video finisce qui. E sì, sto controllando. Il video finisce qui. Spero che vi sia piaciuto, vi abbia strappato un sorriso, un pensiero, una riflessione. Io vi ringrazio. Ci vediamo nel prossimo video. Mi raccomando, like e commento. E il gruppo Telegram, se vi fa piacere fare quattro chiacchiere, conoscere persone tanto simpatichelle e makeup addicted, io vi consiglio di entrarne senza paura, senza timore. Noi siamo un gruppo dei coglione. Vabbè, niente. E se vedemmo, mi raccomando, fate bene, ma non troppo, che la vita è un pizzico.